evitato per un soffio l'ennesimo femminicidio nel centro di Tempio. Nella tarda mattinata di ieri, Costantino Ara, 71 anni, originario di Valle d'Oria, ha sparato la moglie Liliana De Torri, di 61. La donna è stata raggiunta da due dei quattro proiettili esplosi ed è rimasta ferita a una spalla e una gamba. Il peggio è stato evitato dal figlio della vittima, che è riuscito a deviare i colpi e a disarmare il padre, impedendogli di mettere a segno l'omicidio. Dopo 45 anni di matrimonio e l'ennesimo violento litigio avvenuto nel mese di luglio, la donna aveva avviato le pratiche per la separazione e si era trasferita nel centro gallurese in cerca di tranquillità. Ma ieri, intorno alle 11, l'uomo ha deciso di mettere a segno la sua vendetta, ha bussato all'abitazione della moglie e ha chiesto di parlarle. Al suo rifiuto ha estratto la pistola e ha fatto fuoco. Solo l'immediato intervento del figlio della coppia ha evitato il peggio. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Sassari, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per l'estrazione dei due proiettili. Il feritore si è dato la fuga, ma le indagini avviate dai carabinieri di Tempio hanno permesso l'individuazione dell'uomo e il suo arresto. Condotto in caserma, il fermato ha più volte sottolineato di aver premeditato l'azione e di averla organizzata per 4 mesi, ossia dal giorno in cui la moglie aveva lasciato il tetto coniugale. Tanto che aveva anche pianificato la fuga. In tasca gli sono stati trovati 1.500 euro in contanti che gli sarebbero dovuti servire per far perdere le proprie tracce. Tragedia sulla Litoranea per Sorso. Un uomo di 76 anni a bordo della sua Ford Focus ha perso la vita questa mattina intorno alle 9 in un grave incidente stradale. Vincenzo Cozzolino, autista nato a Napoli ma residente da tempo a Castelsardo, nell'affrontare una curva tra la quinta e la sesta discesa a mare, è andato a urtare contro un banco di sabbia che si era accumulato al lato della carreggiata, probabilmente a causa del forte vento dei giorni scorsi. Il veicolo, dopo il violento urto, si è ribaltato più volte e si è fermato al centro della strada con le ruote per aria, nonostante il tettuccio completamente sfondato. L'uomo comunque è riuscito a uscire dall'abitacolo, si è rimesso in piedi, ha chiesto aiuto ai passanti, ma nell'impatto l'anziano autista ha riportato gravissime ferite alla testa, tanto che dopo aver barcollato per pochi minuti si è accasciato sulla strada. Nonostante l'immediato intervento degli operatori del 118 di Sassari, che hanno tentato di rianimarlo, l'autista è spirato poco dopo. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti del Corpo Forestale, i carabinieri di Sassari, la polizia e i vigili del fuoco. In una recente riunione del Consiglio Generale a Porto Torres, la FEMCA CISL, sindacato dei lavoratori dell'industria, si è fatta un'analisi della situazione politico-industriale del territorio. Il Consiglio, sentita la relazione del segretario generale Luca Velluto, gli interventi del segretario generale della FEMCA CISL regionale Marco Nappi, della segretaria della CISL di Sassari, responsabile del settore industria, Emily Uda, e dei numerosi interventi dei consiglieri, ha deciso di rivolgere l'ennesimo appello a Eni e Novamont affinché rispettino il protocollo della chimica verde con tutti i suoi investimenti, visto che Matrica forse arriverà al break-even nel 2018 e quindi altri 2 anni di forte incertezza, hanno sottolineato. Novamont, secondo le notizie apprese, vuole acquisire un nuovo impianto a Terni per aumentare la sua produzione e invece per Porto Torres rimane tutto com'è, quindi chiediamo al gruppo di sostenere maggiormente il progetto chimica verde, si legge nella relazione. Siamo convinti inoltre che bisogna stabilizzare il personale ad Ecco perché sarebbe un segnale di solidità di Matrica, aggiunge il consiglio. La FEMCA CISL non ha gradito la notizia che la Regione ed Eni si stiano incontrando per modificare il protocollo senza coinvolgere i sindacati. Noi siamo i firmatari di quel protocollo e pertanto dobbiamo essere interpellati e coinvolti per discutere il futuro del territorio e capire che fine hanno fatto gli investimenti previsti nel protocollo firmato a Roma. Nel ritenere indispensabile la presenza dell'industria chimica nel Nord Sardegna, fonte di reddito certo e non sostituibile per migliaia di lavoratori e per le loro famiglie, osserva il Consiglio, è un nostro diritto avere fonti energetiche alternative convenienti e siamo per un rigassificatore a Porto Torres perché può essere fatto in breve tempo e garantisce una fornitura alternativa. Piazza Tola, forse la piazza più rappresentativa dello spirito di Sassari. Attraversarla e sentire gli echi storici fatti di poesia, cionfra, eleganza e solidarietà. È quello che accade sfogliando il calendario Piazza Tola dintorni, giunto alla sua terza edizione e presentato al pubblico presso il ristorante Fratelli Tola, alla presenza dell'autore degli scatti, Mauro Calzaghe, e alcuni protagonisti delle suggestive foto. Tengo molto al centro storico, dove ho voluto valorizzare un attimino i vicoli e dintorni di Piazza Tola su questo calendario.
12 i protagonisti degli scatti, alcune scene di vita quotidiana e altri 7 costruiti ad arte, teatro, la piazza o i localini e bar che hanno rianimato da qualche anno la storica cornice. Alcuni protagonisti sono ritratti mentre giocano a mariglia, altri scatti ritraggono un'elegante signora seduta al tavolino sulla soglia che affaccia sulla piazza, altri protagonisti sono gli stessi esercenti o i residenti come nel caso di Stefano e Giovanni, ritratti affacciati dal loro balcone, entrambi non sassaresi che hanno scelto Sassari e Piazza Tola come loro casa. Vivere a Piazza Tola è sempre... Per me è stata una... è come vivere a Sassari, perché è l'emblema di Sassari. Quando io ho visto per la prima volta dalla finestra Piazza Tola, ho detto mi piacerebbe vivere in questa piazza. E questa piazza è il senso di piazza di Sassari, perché lì tutto succede, succede il mondo, c'è la socialità, ci sono tutti che ci abitano e che ci vivono. È un po' l'emblema di Sassari. Tutto il mondo pare giri attorno a questa piazza, quindi è importante esserne protagonisti. Il calendario Piazza Tola dintorni è un'iniziativa che porta il centro storico di Sassari, con tutte le sue peculiarità, al centro dell'attenzione. Un modo per divulgare il valore di un sapore antico, ma sempre attuale, delle radici di una città, Sassari, che ha sempre più bisogno di riscoprirsi per amarsi. Una festa per tutta la città. Sabato scorso Casa Serena è rimasta aperta per tutto il giorno con eventi di musica e moda, ma anche con stand informativi e con gli ospiti della struttura che hanno fatto gli onori di casa. Un open day organizzato dal comune e dalla COPAS, la cooperativa che gestisce la residenza, e che ha visto la partecipazione di centinaia di persone di ogni età. È stato possibile anche visitare gli spazi comuni, come la palestra, la biblioteca e il teatro, nonché le stanze messe a disposizione dagli anziani, alcuni dei quali hanno accompagnato i visitatori nel tour e hanno raccontato come trascorrono le giornate e soprattutto come e quando hanno deciso che Casa Serena sarebbe diventata la loro casa. Pronta anche l'anteprima del grande presepe che ogni anno ospiti e operatori curano nei minimi dettagli. E poi la camera della disabilità e della cura, il mercatino con i lavori realizzati dagli anziani, le foto e i video dei laboratori. È una giornata importantissima per Casa Serena, per l'amministrazione, per la COPAS con la quale abbiamo organizzato l'evento, perché vogliamo che Casa Serena diventi il fulcro del quartiere ed una risorsa per tutta la città. Penso che sia un momento di riflessione per ciascuno di noi, perché avere il contatto con le persone che abitano in questa struttura significa oggi poter riflettere sul nostro futuro e anche sulla qualità della vita che vorremmo avere quando non saremo più così in forma ed autosufficienti. La Torres ritrova l'affetto della curva nord contro una tribuna centrale ancora agnostica, ma il fatto, per quanto positivo, non è stato sufficiente per ritrovare anche la strada per la vittoria. Sicuramente il risultato a reti inviolate è un risultato che, al di là del piccolo passo in avanti in classifica generale, non porta alcun beneficio alla formazione sassarese, visto che consente al Città di Castello di mantenere le distanze nei confronti dei rossoblù nella lotta per la salvezza. Voltata pagina su un pareggio tutt'altro che rassicurante, ed una volta riconfermata la presenza in panchina di Giuseppe Misitti, la formazione dovrà fare i conti con l'immediato futuro, che vedrà altri 3 delicati confronti a distanza ravvicinata, prima dell'interruzione delle ostilità per le festività di fine anno. Il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 8 dicembre, nel quale i ragazzi di Misitti saranno chiamati a fare i conti con il Flaminia in trasferta, ovvero contro una compagine assetata di punti e che, davanti al proprio pubblico, non sarà certo disposta a concedere favore a nessuno, anche perché chiamata a cancellare la batosta subita alla Musei. Neppure il tempo di respirare, e domenica 11 dicembre ci sarà da fare il rientro a Vanissan per fronteggiare gli assalti della Balonga, squadra che naviga in zona sicurezza della classifica e che disputerà sicuramente una gara senza preoccupazioni di sorta. Conflitto ricco di incognite anche quello in programma per la domenica successiva sul campo di Avezzano, dove i presupposti non saranno molto differenti da quelli della gara precedente contro l'Alba Longa. Sopra ogni cosa resta la speranza che rinforzi consistenti possano giungere il più presto possibile dal mercato di riparazione, come ha promesso anche il presidente Piraino nel dopopartita con il Città di Castello. Sesta vittoria consecutiva per il GSD Porto Torres in una gara che ha visto il ritorno da ex di coach Carlo Di Giusto nella sua Roma. Una vittoria di prestigio che proietta in vetta la classifica ai turritani. Non è stata la miglior partita dei bianco-blu, che non hanno brillato in difesa, ma è anche vero che quando si dispone in squadra di tanti campioni si può portare a casa una gara sbiadita. Coach Di Giusto riconosce i meriti della sua ex squadra e fa ammenda per i suoi, ma coccola George Bayes, autore dei 25 punti, Matt Scott che scrive 16, Phil Pratt, anche lui in doppia cifra, e l'inossidabile Fabio Raimondi che chiude con 10 punti. C'è tanto da lavorare, ma il fatto di essere ancora imbattuti dà morale ad una squadra che non ha ancora espresso al massimo il suo potenziale.
Il prossimo impegno vedrà impegnati Turritani e Padova il 26 di dicembre, occasione ghiotta per presentarsi in pole position anche per l'accesso alle Final Four di Coppa Italia. L'arte del taekwondo a Sassari è un'eccellenza e il maestro Gianni Ogiano ce la presenta. È un'attività validissima, siamo qua dal 95. È uno sport olimpico che è valido a partire anche dall'età di 5 anni per controllare la propria aggressività e tutta la parte fisiologica di simmetria, coordinazione e la conoscenza di spazio che dovrebbe avere un bambino in quell'età. Qua ci sono delle regole, soprattutto lo stare insieme, rispettare il proprio avversario e dare loro la possibilità di coordinarsi e di potersi muovere giustamente perché possano tirare dei calci che non sono calci che vanno tirati in maniera insulsa. Siamo arrivati quarti nel campionato interregionale di forme. Ultimamente siamo stati a Puzzoli e abbiamo preso un bronzo con una cintura nera e da poco abbiamo fatto anche i campionati nazionali a Olbia. Ripresa con sconfitta per l'amatore rugby Alghero che nella settima giornata del campionato nazionale di Serie B, girone 1, ha perso sul campo del Monferrato con il punteggio di 32-20. Una sconfitta che lascia gli algheresi a bocca asciutta, nemmeno un punto guadagnato, con la classifica che li vede ora distanti 6 lunghezze dalla vetta, 19 punti, occupata dalla nuova capolista Custorino, 25, vittoriosa in casa del Capoterra. Sconfitta anche per il CUS Milano che ha perso sul campo dell'Ecco, mentre il settimo torinese scansa il Biella dalla terza piazza. Dopo il turno di oggi la classifica si rimescola e ora vede ben 7 squadre in soli 6 punti. Purtroppo Anversa e compagni non sono riusciti ad ottenere un successo che li avrebbe fatti stare a stretto contatto con le prime. La cronaca della partita racconta che la squadra di casa è partita subito forte mettendo a segno 12 punti frutto di due mete di Tescaro e Domenighini, quest'ultima trasformata da Zucconi. Anche Alghero risponde con una meta segnata da Ceglia e trasformata da Anversa che chiude il primo tempo sul 12-7. Da segnalare due gialli inflitti dall'arbitro ai piemontesi Caraffa e Carloni. Al rientro in campo il Monferrato ancora in inferiorità numerica, Anversa trasforma positivamente un piazzato che fa riavvicinare l'Amaturi sul 12-10. Due minuti dopo i padroni di casa trovano per la terza volta la strada della meta ancora con Domenighini e la trasformazione di Zucconi per l'allungo sul 19-10. L'Amaturi non molla, trascinata anche da un esperto Paco Orget che non ha mai mollato e cerca di stare dietro gli avversari segnando un altro piazzato, ma Monferrato va ancora in meta con lo stesso Domenighini e ancora una volta con Zucconi che trasforma incassando altri 7 punti. Al 26esimo meta e anche per l'Alghero con Ceglia e Anversa che trasforma portando il parziale sul 26-20. Saranno però due piazzati dei piemontesi a firma di Zucconi a chiudere definitivamente la gara sul 32-20. Ora è necessario recuperare subito le forze e la concentrazione. Domenica prossima a Maria Pia arriva la terza della classe, settimo torinese.